Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Siamo tornati a Molin Bianco. La settimana scorsa avevamo raccolto la testimonianza di un residente della zona che ci aveva spiegato come questi lampioni nuovi installati a marzo sono stati installati e basta, perché sono rimasti così tali e quali, spenti, mai accesi. Come vedete qui le macchine sfrecciano, c'è questo bidone che ogni volta che passano le auto balla, perché questa è a dimostrazione anche della velocità con cui le auto qui sfrecciano. Ecco perché un po' di luce non farebbe male, anzi farebbe molto bene per la sicurezza. E infatti finalmente i residenti avevano ottenuto questa concessione con il comune, appunto, che ha fatto installare questi lampioni. Sentiamo comunque, anche c'era con noi Beppe Marconi, che cosa ci aveva detto questo cittadino. Quando veniamo la sera a portare lo sporco nei bidoni, sì, tocca metterselo chiari da sole, c'è troppa luce. In sostanza non funziona, non hanno mai funzionato. Da marzo non è stato fatto questo impianto. Da quando l'hanno installati, mai allacciato. Quale potrebbe essere, diciamo, lo stato? Ma sicuramente dal fatto che, sai benissimo che la pubblica illuminazione adesso è gestita privatamente, e sicuramente deve rifare il contratto ogni tanto, i lampioni messi più. Magari l'amministrazione comunale non è disposta a pagare ulteriori canoni, e per cui questi, i lampioni ci sono ma non funzionano. E quindi, insomma, la strada è pericolosa, è tutto buio. E niente, la sera veramente, specialmente d'inverno, è proibitivo venire a portare lo sporco nei bidoni, sta roba qui. Ci sono le strisce, ma questa stasera si è fermata la macchina, ma era una dentro, molto probabilmente era malata, perché di solito qui non si fermano. Sfrecciano? Purtroppo, io sono 7 anni che sono qui, sempre stato così. Ora sembrava che, sinceramente, sembrava che tutto andasse a posto, però non lo so da che può dipendere, anche per sapere da cosa dipende. Ma andiamo a chiedere all'assessore competente. Poi vediamo che risposta ci verrà data. Grazie, signor Luciano. Grazie. Speriamo che la luce illumini le vostre vite. E come promesso, abbiamo interpellato il vice sindaco Gamurrini, a cui abbiamo chiesto come mai questi lampioni non sono mai stati accesi. E anche lui ci ha detto, insomma, di essere veramente costernato, perché il comune ha chiesto l'allaccio all'Enel subito dopo che questi lampioni erano stati installati, e l'Enel però non li ha mai accesi, così ci è stato detto. Quindi, dice il comune, è una situazione incredibile, ci ha detto il vice sindaco Gamurrini, che l'Enel inspiegabilmente ancora non l'abbia accesi. Quindi abbiamo appurato dunque che il comune ha fatto la sua parte, ha chiesto l'accensione, l'allaccio di questi lampioni, ma come vedete i lampioni sono completamente spenti. Tra l'altro siamo tornati adesso che è quasi buio, e vedete che quanto può essere importante avere una luce. Qui ci sono i bidoni, a parte la gente che si diverte a buttare, magari lanciandoli dall'auto, le buste della spazzatura per terra, c'è anche lo spazio per fermarsi, ma evidentemente è troppo scomodo. Però un po' di luce qui veramente sarebbe necessaria, perché la strada è veramente pericolosa. Allora, ovviamente, noi a questo punto andremo a chiedere all'Enel come mai questi lampioni non sono stati ancora accesi. E proprio l'Enel nel frattempo ha fatto sapere al comune di Arezzo che entro 5 giorni i lampioni saranno accesi. Ma questi di Molin Bianco non sono gli unici lampioni installati e mai accesi, ce ne sono altri 7, dei quali il comune di Arezzo, dopo averli installati, ne attende finalmente la loro accensione. Ma l'Enel ha garantito che entro 5 giorni i lampioni di Molin Bianco e gli altri saranno accesi. Ovviamente andremo a verificare che questa promessa venga mantenuta. Ci vediamo domani.